Teresa Principato ipotizza: Messina Denaro ha viaggiato molto con l'identità di altre persone che gliel'hanno prestata. Confiscati beni al cognato e ai nipoti del boss. La procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, è da tempo alla fronte delle ricerche di Matteo Messina Denaro e al microfono del TG1 ha confermato: riteniamo che Matteo Messina Denaro in questi anni di latitanza abbia viaggiato molto. E poi ha aggiunto: qualcuno gli ha prestato un passaporto, quindi l'identità, consentendogli di vivere la sua vita. E poi la magistrata si è soffermata sulle capacità imprenditoriali di Messina Denaro e ha spiegato: sono note le capacità del boss di diversificare gli investimenti, dagli appalti alla grande distribuzione fino all'eolico. E poi sui fiancheggiatori e sulla possibile cattura Teresa Principato ha risposto: la rete che lo protegge è fatta da mafia, massoneria e borghesia professionale collusa. Se non lo prenderemo noi, lo farà qualcuno dopo di noi. Il terreno è comunque arato. La Principato si riferisce alle decine, se non centinaia, di arresti, anche tra stretti familiari, che si sono susseguiti nel corso degli anni. E poi il terreno intorno a Messina Denaro è stato arato, se non bruciato, anche in termini finanziari, con carrellate di milioni di euro sequestrati e poi confiscati. A tamburo battente! Infatti, ad esempio, la sezione misure di prevenzione della Tribunale di Trapani ha appena confiscato beni per un valore di circa 1 milione di euro al cognato di Matteo Messina Denaro, Filippo Gutta d'Auro, e ai figli di lui, Francesco e Maria, e quindi nipoti del super latitante. La confisca ha raccolto un bene immobile, rapporti bancari e società. E nel mirino della questura di Trapani vi è anche il gruppo imprenditoriale Niceta di Palermo, che opera tra l'altro nel settore del commercio di abbigliamento, calzature, preziosi e pelletteria. I Niceta avrebbero coltivato e rappresentato occultamente gli interessi economici di esponenti del mandamento mafioso di Castelvetrano tramite il trasferimento fittizio di attività economiche da parte dei Gutta d'Auro. E gli investigatori citano il trasferimento da Gutta d'Auro a Niceta di utilità economiche da investire in punti vendita nel centro commerciale Beli Città a Castelvetrano, bene già oggetto di confisca perché di Giuseppe Grigoli, ex braccio economico di Messina Denaro ed ex re Mida dei supermercati siciliani.